Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: inizia una nuova settimana di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi riaccende i riflettori, riprendendo da dove li avevamo lasciati lo scorso venerdì. Secondo gli spoiler ci saranno colpi di scena, soprattutto per il trono over. Prima di tuffarsi nel weekend, i telespettatori di Uomini e Donne hanno assistito alle dinamiche del percorso che stanno facendo le nuove troniste Federica Versano e Lavina Mauro. Le due ragazze stanno conoscendo i loro corteggiatori, ma cosa succederà nella puntata di oggi a partire dalle 14:45 sempre su Canale 5? Il dating show più amato di sempre non deluderà sicuramente. Con molte probabilità nella puntata di oggi pomeriggio si darà maggiore spazio alle dame e ai cavalieri del trono over. Pare che ad avere i riflettori puntati addosso siano di nuovo Ida e Riccardo, con l'aggiunta di Roberta, che come sanno bene, i fan affezionati del programma, ha avuto una relazione con il cavaliere pugliese, spina nel fianco e amore della parrucchiera di origini siciliane. Roberta ha deciso di chiudere la frequentazione con Alessandro dopo aver sentito le parole di Ida. Le due dame hanno avuto un battibecco in studio, tirando in ballo anche l'ex in comune Riccardo. Oggi l'atmosfera sarà interessante perché molti si chiedono: Riccardo dirà qualcosa? Prenderà le difese di una delle due? E di chi? Ma Riccardo oggi dirà qualcosa? Prenderà le difese di una delle due? Scontro tra Ida e Roberta. Secondo le anticipazioni succederà davvero qualcosa di inaspettato. Intanto dopo aver mandato in onda le esterne di Federica e Lavinia, Maria De Filippi darà spazio a Federico Dainese e Federico Nicotera? Questo si potrà scoprire solo guardando la puntata. Quello che è certo è che secondo gli spoiler della registrazione che si è svolta sabato 8 ottobre, ci sarà presto un duro scontro tra Eda Platano e Roberta di Padua? Le due donne si troveranno faccia a faccia a discutere animatamente per chi? Ancora una volta c'entra Riccardo. Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri hanno raccontato della loro serata insieme, durante la quale si sono anche baciati. Ma nonostante ciò, i due ex fidanzati hanno voluto mettere in chiaro che si è trattato di un'uscita senza un seguito e non hanno intenzione di frequentarsi nuovamente. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno difeso Ida e attaccato la di Padua? Quest'ultima intanto sta continuando ad uscire con Alessandro Vicinanza, anche se nel corso dell'ultima registrazione ha precisato di non essere innamorata di lui. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.